come attività di vigilanza, gli aspetti di maggiore criticità sono legati proprio all'assenza di formazione, a una carenza valutativa della documentazione prodotta dai tecnici e quindi soprattutto dai coordinatori per la sicurezza, e a una superficiale verifica di idoneità che è legata in realtà solo a un aspetto formale che si riduce al DURC piuttosto che ha una reale consistenza operativa, strumentale e di dotazione di personale da parte delle imprese. Quindi, e soprattutto rispetto a quelli che sono stati gli interventi, le maggiori criticità si riscontrano nelle aziende medio-piccole piuttosto che nei grossi complessi, nei grossi gruppi industriali, proprio perché manca uno staff di figure di sicurezza che effettivamente è deputato alla gestione dei cantieri o dei siti produttivi in titolo privato.